la città metropolitana di Napoli ha candidato progetti a valere sul recovery plan per circa 220 milioni di euro. All'interno di questi progetti ci sono il revamping dei due STIR che noi gestiamo, quello di Giuliano e di Tufino, per cui sono stati previsti dei progetti che cubano 80 milioni di euro, 40 milioni di euro per Giuliano e 40 milioni per Tufino. Cosa prevedono questi progetti? Oggi circa la metà dei rifiuti che produce la provincia di Napoli vengono portati all'estero. Questo ha ovviamente un riverbero negativo sulla tariffa che pagano i cittadini. Con l'introduzione di nuove migliorie tecnologiche all'interno degli impianti, è bene sottolineare a parità di volumi di rifiuti che vengono conferiti in questi due impianti, noi grazie a queste tecnologie andiamo a recuperare quelle frazioni nobili che ancora si celano all'interno dell'indifferenziata. Quindi noi andiamo a trovare la plastica, i metalli, tutti quei materiali che possono tornare a nuova vita, essere riutilizzati. Quindi a parità di volumi di rifiuti che oggi vengono conferiti nei due STIR, noi andiamo a recuperare queste frazioni e andiamo ad abbassare quella che è la tariffa dei contribuenti. Abbiamo pensato proprio di massimizzare il recupero per ridurre le esportazioni all'estero, ma soprattutto ridurre tutte quelle che sono le emissioni clima alteranti che generano praticamente il trasporto dei rifiuti in Italia e all'estero, e quindi dare un'impronta ambientale completamente diversa al ciclo di rifiuti della città metropolitana. Verranno migliorate le strutture attualmente che abbiamo, ma migliorate nell'ottica di salvaguardia ambientale, ovvero di quelle che sono le ripercussioni praticamente rispetto all'ambiente, settore, area, sottosuolo e acqua. Mettendoci in sicurezza, ovvero ipotizzando del recupero non di tutto il materiale presente, stiamo parlando di passare da un costo di 61 milioni all'anno a circa 26 milioni all'anno. Il progetto è interessante, è valido e lo sosteniamo. Ovviamente speriamo in un'accelerazione dei tempi per ricevere finanziamenti e realizzare i lavori. Ci è sembrato un progetto interessante, importante, un utilizzo corretto dei fondi del Next Generation EU e del PNRR. Naturalmente dobbiamo capire se poi questo progetto sarà approvato e che tempi ci saranno, però è chiaro che uno degli ostacoli da superare nello sviluppo della regione Campania e della provincia di Napoli è proprio quello della chiusura del ciclo del rifiuto e soprattutto il contenimento dell'esportazione di rifiuti all'estero. Questo piano, con le garanzie che ci sono state offerte sia sui termini occupazionali sia rispetto alla continuità degli impianti, ci sembra un buon progetto. Sicuramente un percorso da condividere da un punto di vista di innovare tecnologicamente gli impianti e soprattutto garantendo i livelli occupazionali, una soluzione ottimale per gli impianti della provincia di Napoli, ma soprattutto anche di inserirsi nel percorso di ammodernamento degli impianti della regione Campania.